Il Notaresco ha ufficializzato il nuovo allenatore, parliamo dunque del campionato di Serie D panchina, affidata al giovane 33 anni soltanto, classe 91, Mattia Evangelisti, figlio del DS Luca e fratello di Nicolò Evangelisti, che lo scorso anno, classe 2003, lo scorso anno, ultima stagione, ha militato nel Pineto. Allora andiamo ad ascoltare Mattia Evangelisti, che nell'ultima stagione è stato vice di Alessandro Bruno proprio nel Notaresco. Con lui anche il presidente Luigi Di Battista. Ascoltiamo. Mattia è giovane, viene da un bel po' di esperienze, anche fuori che puntiamo su tutti i giovani, quindi con i giovani c'è stato pure un allenatore che è preparato, l'abbiamo notato, l'abbiamo visto quasi tutti quanti, più so che anche non è solamente bravo, ma stare pure in contatto con i giovani, con i giocatori, è quello che a me piace. Il calcio si può dire che la mia vita, io ci dedico 24 ore su 24 per questo sia mestiere, questa passione. È stato un orgoglio ricevere questa proposta che è stata inaspettata per me, ma lo ringrazio il presidente, il direttore, Natali e il mister che non c'è più e mi ha portato qui l'anno scorso. L'obiettivo tuo e della squadra, chiaramente. La squadra è il mio obiettivo, il principale è portare entusiasmo e portare una ventata di freschezza e raggiungere i risultati che ci siamo prefissati con il presidente.